Dichiarazione di voto, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il gruppo della Lega Nord, lo dico sin da adesso, dall'inizio del mio intervento, è contrario naturalmente alla fiducia a questo governo, ma è anche contrario ai contenuti di questo decreto. Come lo siamo stati anche a dicembre, quando non abbiamo votato a favore dell'autorizzazione che ci è stata chiesta dal governo per indebitare i cittadini italiani di 20 miliardi nel tentativo un po' dell'ultimo momento per salvare Monte dei Paschi. Il motivo principale della nostra contrarietà è legata a un concetto molto semplice. Noi non ravvisiamo nessuna strategia nell'azione di questo governo e del precedente a difesa dei risparmiatori e del sistema creditizio italiano. Avete varato in questi pochi anni tutta una serie di provvedimenti che non hanno nessuna coerenza l'uno con l'altro. A novembre del 2015 avete approvato un decreto salva banche, denominato così, che ha stabilito un criterio molto semplice, che dalla sera alla mattina, con un semplice decreto del governo, decine di migliaia di cittadini, di famiglie, possono perdere tutti i loro risparmi semplicemente perché il governo decide di varare un provvedimento che decreta il fallimento di alcune banche. Il decreto poi, che è stato varato, ha segnato un altro concetto chiave, che la crisi irreversibile e responsabile della fiducia dei cittadini nei confronti delle banche doveva diventare purtroppo una certezza. Noi stiamo perdendo in questi anni tutte le nostre certezze, di avere un lavoro dignitoso, di avere un trattamento pensionistico prima o poi che ci renda una vita più facile nel futuro, la sicurezza di vivere sereni e tranquilli nelle nostre città, nelle nostre abitazioni. Ebbene, voi avete messo in crisi con quel decreto anche la certezza di avere al sicuro i propri risparmi nelle banche. Avete poi varato riforme delle popolari e del credito cooperativo che sono al palo, che sono ferme, contestate dai tribunali, come tante delle riforme del governo Renzi. Avete varato un fondo Atlante per salvare la popolare di Vicenza e Veneto Banca, che hanno determinato l'aumento delle commissioni a danno dei correntisti di quasi tutte le banche italiane. Ora decidete di stanziare 20 miliardi di denari pubblici a debito per tentare di salvare Monte Paschi, che sa quali e quante altre banche che rischiano di fallire. Alla fine, qual è il filo conduttore che lega tutti questi provvedimenti? Questi provvedimenti improvvisati e inefficaci varati dal governo stabiliscono una sola regola e una sola certezza: che a pagare sono e saranno sempre e solo i risparmiatori italiani. In un modo o nell'altro, una soluzione o l'altra ha stabilito questo principio. E con trattamenti anche diversi tra un risparmiatore e l'altro, tra i risparmiatori defraudati delle quattro banche che sono state vittime al 100% sostanzialmente, o all'80% o al 20% di quanto è accaduto. Trattamenti diversi che ora riservate ai risparmiatori di Monte dei Paschi. E poi avete stabilito un'altra regola, che i responsabili del dissesto non verranno chiamati a pagare per i propri errori, o peggio, per i loro comportamenti fraudolenti. Vergogna, vergogna! Non pagheranno i manager e i funzionari delle banche nemmeno a fronte di responsabilità accertate. Abbiamo presentato emendamenti per introdurre il reato di delitto bancario patrimoniale per amministratori di banche fallite, sottoposte a risoluzione o salvate con denari pubblici. Lo avete bocciato. Abbiamo proposto l'interdizione dai pubblici uffici per questi manager. Avete detto no. Abbiamo proposto la restituzione di gettoni, bonus straordinari e buonuscite milionarie in caso di accertata responsabilità nei dissesti delle banche e avete bocciato anche questa proposta. Vi abbiamo chiesto la pubblicazione dei grandi insolventi, di coloro che hanno ottenuto ingenti prestiti senza adeguate garanzie, magari per amicizie politiche, e non li hanno restituiti. Un altro no da parte del Partito Democratico e da parte del Governo.
Abbiamo proposto emendamenti per tutelare maggiormente le vittime dei decreti salvabanche e vi siete dimostrati indifferenti anche a queste richieste e ai drammi personali ed economici di numerose, di troppe famiglie italiane. In definitiva, avete tutelato i responsabili e avete sacrificato le vittime. E questo la Lega Nord non lo può accettare, non lo può e non lo vuole tacere. Avete ritardato all'inverosimile l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Se ne parlava più di un anno fa. Verrà insediata probabilmente nelle prossime settimane, a legislatura ormai conclusa. Ritardi voluti, ritardi colpevoli. Quale paure vi hanno frenato? Quali responsabilità volevate nascondere? Ora potrete anche bruciare questi 20 miliardi di euro, ma non risolverete mai con queste misure tampone la crisi del sistema bancario italiano, perché non volete aggredire le sue cause, ma solo i suoi effetti in modo tardivo e assolutamente inefficace. La crisi del sistema bancario è infatti solo una delle tante conseguenze della crisi del sistema paese. Con l'introduzione dell'euro avete svenduto gli interessi nazionali e avete decretato la crisi irreversibile del nostro sistema produttivo. La nostra è una crisi di competitività. L'euro, i vincoli europei e una tassazione abnorme ha messo fuori mercato gran parte delle nostre imprese, che sono diventate spesso e volentieri purtroppo insolventi. Alla base della crisi del sistema bancario ci sono quindi queste responsabilità, questi errori, queste negligenze, che sono quindi anche forse soprattutto di natura politica. Non parliamo della triste vicenda della Ryder Cup 2022, torneo internazionale di golf, un maldestro tentativo, un colpo di mano, fortunatamente fallito, per introdurre in un decreto che parlava di salvataggio del risparmio l'erogazione di una garanzia di 97 milioni a tutela di un prestigiosissimo evento sportivo, per carità nessuno lo mette in discussione, ma che non nulla aveva a che fare con le emergenze drammatiche che sta vivendo il nostro paese. Questa è la cosa che vi abbiamo contestato sin dall'inizio. Avreste potuto inserirlo in qualsiasi altro provvedimento, nella finanziaria, l'avete tolto. E ricordo anche, è giusto ricordarlo, che nella finanziaria 2016 avete comunque già stanziato un finanziamento per questo appuntamento sportivo. Forse non tutti lo sanno, ma avete stanziato per un importo di quasi 60 milioni tranche annuali dal 2017 al 2027 di 5 milioni e 400 mila euro. C'erano già stanziati soldi pubblici per questa grande priorità del paese e non potevate permettere che noi, non potevamo noi permettere a voi in realtà che passasse anche questo emendamento che stanziava altri 97 milioni, per carità, a fondo di garanzie, ma se viene stanziato c'è buona possibilità che poi qualcuno lo debba pagare, questa garanzia, a coloro che organizzeranno questo torneo. Fortunatamente è stato stralciato e credo che l'azione delle opposizioni di protesta nelle aule di commissioni, della Lega in particolare fuori da questo Senato, abbiano avuto un ruolo importante, perché hanno sollevato la legittima rabbia dell'opinione pubblica. Solo di fronte a questo voi avete arretrato, solo di fronte all'indignazione dei cittadini italiani. Meno male che è avvenuto in tempo prima che venisse varato in via definitiva questo provvedimento, perché ne sarebbe andato a discredito non solo del Partito Democratico, non solo del Governo, ma di tutto il Parlamento. E noi vorremmo tentare, anche se con grandi difficoltà, di tutelare la affidabilità, la credibilità di una politica che ormai ha perso totalmente il contatto con la realtà, con il contatto con la realtà drammatica che vivono i nostri cittadini. Sembrano luoghi comuni, ma purtroppo è una tristissima realtà. Per tutti questi motivi, la Lega Nord dice no alla fiducia a questo governo, dice no a chi getta al vento 20 miliardi di denari pubblici, dice no a chi tutela i responsabili e non difende i risparmiatori italiani. Vergogna, 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 vergogna. Togliete i cartelli, questori, segretari e gli assistenti.
Vi richiamo all'ordine, mi pare che le parole sono state sufficienti e questi gesti non sono compatibili con il nostro regolamento. Peggio ancora il lancio in aula. Senatore Arrigoni, la richiamo all'ordine. Ecco, consegni il cartello. No, senatore Arrigoni, la smetta. La richiamo per la seconda volta.